Ed eccoci di nuovo insieme, ben ritrovati. Apriamo la nostra seconda parte, il talk show della nostra trasmissione, dedicato come ogni lunedì all'approfondimento sportivo per riepilogare un po' tutto ciò che è accaduto nel fine settimana sui vari campi di gioco. Lo facciamo questa mattina con un ospite che ho il piacere di presentare subito, Adalino Di Marcantonio. Buongiorno Adalino e ben arrivato. Buongiorno a tutti. Grazie per essere qui con noi questa mattina nel commentare, come dicevo, un po' tutto ciò che è accaduto sui vari campi di gioco nel fine settimana, partendo come di consueto ovviamente dal commentare ciò che è accaduto in Lega Pro, nel girone B di Lega Pro, con in particolare il Teramo che ha perso questa gara difficile che ieri l'attendeva sul campo del Padova, sconfitta per 1-0. Questo è il quadro generale dei risultati della 27esima giornata. Ne approfitto per ringraziare ovviamente Gianluca Iezzoni in regia che questa mattina ci supporta. E dunque vediamo i risultati con la sconfitta, dicevamo, del Teramo sul campo del Padova per 1-0. Li leggiamo velocemente tutti quanti: Forlì Gubbio 1-0, sconfitta interna del Fano che resta in fondo alla classifica, battuto dalla Reggiana per 2-0. Perde anche l'Ancona 2-0 sul campo dell'Albino Leffe, su Tirol Modena 1-0, Lumezzane Sant'Arcangelo 0-0, la capolista Venezia espugna il Riviera delle Palme di San Benedetto 3-1, vittoria esterna anche del Parma, l'inseguitrice che batte la Feralpi Salò per 1-0 e poi Mantova Maceratese 3-1 con il posticipo di questa sera che sarà Pordenone Bassano. Una classifica ad Alino, la vediamo subito, che insomma vede il Teramo ancora impelagato nei bassi fondi, in zona play-out dopo questa sconfitta. Resta a distanza di sicurezza per il momento il Fano in ultima posizione, si allontana invece un pochino la quota salvezza che adesso è a 4 punti, rappresentata dal Modena a quota 28, Teramo e Ancona scavalcate dal Mantova che ieri appunto ha vinto. Insomma Adalino, questa sconfitta se per certi versi sulla carta poteva anche starci, perché il Padova vediamo insomma è terza in classifica, forse lascia un po' d'amaro in bocca per come è arrivata, perché comunque per gran parte della gara il Teramo comunque è stato in grado di resistere agli attacchi dei padroni di casa, anzi forse non ha sofferto nemmeno molto. Ma diciamo che ha fatto un primo tempo buono sotto il controllo proprio della gestione della gara. È chiaro che ha pensato molto a difendersi e a intensificare in mezzo al campo quella che era proprio l'intenzione di Ugolotti, era proprio di dare densità in mezzo in modo da non permettere di fare il loro gioco, perché loro sono una grossa squadra, soprattutto lì in mezzo con Dettori, Mazzocco, gli esterni che sono molto molto bravi, e di conseguenza ha cercato di controllare la gara e l'ha fatto e ci era riuscito benissimo. Nel secondo tempo poi purtroppo per noi il Padova ha aumentato il ritmo e ha dato più intensità alle azioni di gioco, e il Teramo è un po' arretrato un po' troppo in quelle circostanze, e pian piano il Padova ha guadagnato molto campo e il Teramo ha cominciato veramente a soffrire. Quindi lì non siamo riusciti più a controbattere il loro ritmo, e soprattutto anche perché avendo giocato una grande gara 3 giorni prima, certo, quindi anche quello ha influito, chiaramente nell'ultimo quarto di 20 minuti siamo proprio scesi anche un pochino fisicamente, loro alzando il ritmo sono riusciti a passare in vantaggio e poi chiaramente non c'è stato una più nulla da fare. Subito il gol, il Teramo non ha avuto la forza di reagire. Beh, sì, e anche, di andare a cercare, certo, il pareggio, anche perché una squadra che già ha delle difficoltà e viene da un periodo insomma abbastanza critico, a parte le ultime due gare insomma con Guido Ugolotti, chiaramente abbiamo avuto difficoltà a ripartire, a ricreare gioco per poter recuperare. In altre circostanze molto probabilmente ci saremmo anche riusciti, o comunque ci avremmo provato, però adesso era molto difficile, molto molto difficile, era una gara che dovevamo giocare, e quindi da qui aspettarci quello che potevamo aspettarci, più di tanto sicuramente le aspettative erano quelle, insomma, di superare la gara sperando di portare qualcosa a casa. Non è successo, però dobbiamo pensare a guardare avanti. Abbiamo un messaggio da parte di un nostro telespettatore da casa, lo andiamo subito a leggere. Buongiorno, solito secondo tempo da settembre, quindi niente di nuovo. Alessandro, unico giornalista a fornire la cronaca e non polemiche, grazie per questa considerazione, ringraziamo il nostro telespettatore. Questa considerazione amara ad Alino del fatto del solito secondo tempo da settembre, cioè dall'inizio della stagione, quindi vuol dire che questo telespettatore vede sempre un Teramo che magari nel secondo tempo
cala, va incalando. Effettivamente è successo che abbiamo anche subito rimonte, certo, anche pesanti, anche in casa, negli scontri diretti, che molti, molti tempi, sconfitti, insomma, ai tempi non, quindi, nei tempi di recupero. Quindi anche tu spesso hai visto questo, questa costante, sì, nel campionato del Teramo. Il discorso è questo, che lì una stagione che è partita in un certo modo è continuata sempre con alti e bassi, ma più bassi che alti, e soprattutto cambiando preparazione atletica, penso, perché con 3-4 avventi successivi uno all'altro, insomma, la preparazione atletica, quello che è, sono cambiate anche le modalità, giocatori, insomma, le modalità allenate sono veramente state cambiate molte volte, molto, certo, probabilmente. Quindi anche questo incide, anche perché sono arrivati anche giocatori che molto probabilmente in altre squadre non giocavano adesso in questa fase, quindi un po' in ritardo, non sono quindi del tutto pronti ad affrontare un rush finale. Speriamo che in questi giorni abbiano la possibilità di recuperare sul piano del ritmo e della cattiveria agonistica. Si è visto contro il Pordenone e questo ci fa ben sperare. Adesso diciamo che in questa settimana tre gare così dure sono state sempre un po' difficili, e quindi è una situazione che non era facile da gestire, qualche acciacco, qualche merita un po' tutta la considerazione del caso. È chiaro che adesso noi dobbiamo cercare di aumentare il ritmo e cercare di giocare le gare successive col coltello tra i denti, perché dobbiamo cercare di fare punti là. Senza guardare in faccia l'avversario, no, anche se si chiamerà Venezia, certo, il prossimo, certo, che domenica arriverà al Bonolis. Noi dobbiamo cercare di provare a batterla senza perdere, questa è la prima cosa, perché a noi interessa anche il punticino in queste gare. Magari avessimo riportato anche ieri un punto da su, erano sempre due punti che ti avvicinano un po' di più alla quota salvezza. È chiaro che avere in questo calendario, in questo momento così difficile, in una gestione, in un cambio tecnico venuto per l'ennesima volta, anche con crea pochissimo qualche tempo per l'allenatore per lavorare, sì, sul campo con la squadra, più di questo era umanamente difficile, insomma, da chiedere, insomma. Senti, tu con l'arrivo di Ugo Lotti hai notato comunque qualche passo avanti anche a livello, come dire, di equilibrio, insomma, forse qualcosina di diverso si è già visto in queste prime tre uscite di Ugo Lotti? Ma da quello che ho potuto notare, diciamo che lui, siccome ha pensato più a sistemare la fase difensiva e il centrocampo, che era, diciamo, la base di una squadra, insomma, è chiaro che lì ha cercato sempre di Lui è uno pragmatico, uno di quelli che crede che prima non prendere gol sia, certo, importante prima che specie farli, in una situazione come quella soprattutto del Teramo, in una situazione di difficoltà in cui è difficile fare il risultato, in cui, anche perché il Teramo bene o male il suo golletto lo riesce a fare, però il problema è che purtroppo noi in fase difensiva, anche perché siamo, diciamo, il quarto e il quinto attacco, insomma, alla fin fine, dopo queste grandi formazioni, esatto, specie in base confronto alle dirette concorrenze, certo, insomma, in fase difensiva, però abbiamo sempre beccato dei gol, anche dei gollazzi, come si dice in gergo. Perché? Perché abbiamo delle disattenzioni. Lui ha voluto rimarcare questo fatto, dare continuità alla fase difensiva, dare maggior concentrazione, ha risistemato questa difesa a tre, e penso che secondo me il 3-5-2 sia il modulo migliore che noi riusciamo a fare. Ci abbiamo vinto anche il campionato, certo, quindi con quella scelta fatta a suo tempo, e adesso purtroppo l'avvento di più tecnici dalle idee diverse ti porta un po' a dare meno solidità, perché quello cambia meglio. Anche a togliere certezze alla squadra, che e quindi di conseguenza si vede chiamata ad, chiaro, interpretare, certo, molti, certo, moduli. Il cambio modulo è importante farlo in corsa quando c'è necessità, però chiaramente l'impostazione di una squadra va data all'inizio della stagione e bisognerebbe mantenerla. Qui sono stati tanti di quei cambi che i moduli si sono succeduti uno dietro l'altro. Certo. Ma i risultati sono stati quelli che sono stati, insomma. Abbiamo un altro messaggio da parte dei nostri telespettatori. Quando in un modulo 3-5-2 non si hanno grossi interpreti a tutta fascia sulle corsie, non si può giocare con gli interni a piedi invertiti, soprattutto quando non si hanno attaccanti abili, spalle alla porta e poco propensi all'attacco della profondità. Questa è un'analisi molto completa, insomma, dell'atteggiamento e del modo in cui il Teramo ha giocato. È vero, ma purtroppo i giocatori che abbiamo a disposizione, almeno per come lui
adesso li sta conoscendo un po' di più. Sono, c'è da dire che ieri è da 10 giorni che sta qui. Quindi bisogna... sulla fascia destra Scipioni è rientrato ieri dopo mesi. Dopo 3 mesi in cui non giocava. Dunque, certo, c'era anche da capire una certa difficoltà anche fisica. Chiaramente queste sono le problematiche. Insomma, adesso io penso che in questa settimana avranno la possibilità di fare una settimana abbastanza valida e chiaramente pensare alla partita di domenica, perché è determinante fare punti contro di loro, anche perché è chiaro, il Venezia, certo, il Venezia fa paura perché è uno squadrone, vince indifferentemente in casa e fuori come ieri a San Benedetto, è una macchina da gol, certo, quindi, però noi dobbiamo stare lì tranquilli, fare, anche far fare la gara a loro per certi versi e per, questo è il quadro del prossimo turno, lo stiamo vedendo in anticipo proprio con il match tra Teramo e Venezia di domenica alle 14:30. È importante fare punti contro di loro, ma anche per il morale e soprattutto per acquisire più autostima nel gruppo, nella squadra, anche perché poi avremo delle gare che chiaramente dovremmo cercare di far nostra. Noi dobbiamo arrivare a quella quota e tirarci fuori in tutti i modi, quindi ci dobbiamo attaccare a tutte le situazioni. Secondo te l'obiettivo è sempre quello in questa fase di tentare di raggiungere la salvezza diretta o di tentare di guadagnare una posizione più favorevole possibile in chiave play-out? Noi dobbiamo cercare di arrivare al massimo possibile. Il massimo possibile sarebbe arrivare alla salvezza diretta. È chiaro, ci saranno anche diversi scontri, partite importanti, ma anche le altre chiaramente avranno le loro difficoltà. Ovviamente. Noi penso che come squadra, come gruppo, di quelle 5-6 che sono sotto sicuramente dovremmo avere un organico superiore, almeno anche a detta dei vari addetti al lavoro, quindi di conseguenza dovremmo far valere questa caratura tecnica della squadra, del gruppo, quindi pian piano col lavoro di Ugolotti, con la sua calma, tranquillità, dobbiamo cercare di recuperare un assetto di squadra valido e cercare di vincere, portare a casa quei punti importanti per uscire da questa zona molto critica, insomma. Perfetto, questo un po' quanto avvenuto ieri nel campionato di Lega Pro Girone B, la situazione in casa Teramo. Adesso ci spostiamo, lasciamo alle spalle la Lega Pro, scendiamo nel campionato di Serie D, perché è stata una giornata importante per le due teramane del girone F. Hanno vinto entrambe, sia il San Nicolò sia il Pineto. Allora andiamo a vedere i risultati maturati ieri nella 25esima giornata. Con il Pineto vediamo che ha vinto lo scontro diretto in Romagna contro l'Alfonsine 2-1. Il San Nicolò che ha battuto invece il Campobasso 2-0, ritrovando anche la vittoria in casa che mancava da parecchio tempo. Ha vinto la Vastese, un match importante contro la Vispesaro per 3-0, vittoria ennesima della capolista fermana contro l'Agnonese 2-1. Ha perso invece il Matelica sul campo del San Marino 2-0, e le sconfitte di Matelica e Vispesaro sono importanti proprio per la classifica del San Nicolò, che ha accorciato proprio sulle sulle principali avversarie, tenendo presente, adesso vedremo anche la classifica, che la fermana probabilmente è già troppo lontana per poter pensare ad una rimonta sul primo posto. Ecco la classifica, col San Nicolò che comunque consolida la posizione nei playoff, e il Pineto che resta comunque agganciata a una possibilità di una salvezza diretta che sarebbe molto molto importante. Allora Adalino, commentiamo tra pochissimo tutto quanto, perché prima andiamo proprio a vedere il servizio sulla gara vinta dal San Nicolò 2-0 contro il Campobasso. Il San Nicolò torna alla vittoria al Bonolis dopo quella datata 11 dicembre contro il San Marino. La pratica a Campobasso è stata liquidata nel corso dei primi 45 minuti, anche se i molisani nel corso della ripresa hanno sbagliato un calcio di rigore che avrebbe potuto riaprire la gara. Il successo meritato ha permesso di guadagnare 3 punti sia sulla Vispesaro che sul Matelica, entrambe uscite sconfitte dalle rispettive trasferte. Andiamo alla cronaca, il San Nicolò parte subito forte al sesto, la prima occasione da gol con Bisegna, la cui punizione finisce di poco al lato. E il preludio al gol che arriva dopo 3 minuti con lo stesso Bisegna che si inventa un gran tiro che si infila all'incrocio dei pali. Il Campobasso prova a reagire al 13° con un tiro di Grazioso che finisce alto sopra la traversa. La prima vera occasione per i molisani però arriva al 17°, splendida punizione di Iaboni all'incrocio dei pali, Maciotti si supera e respinge.
Gli uomini di Epifani sono i padroni del campo e la sensazione è che il secondo gol sia solo nell'aria. Arriva al 27esimo da una classica ripartenza con Bisegna che imposta per Massetti, il cui cross per Stivaletta è un assist al bacio, nulla da fare per l'estremo difensore ospite. Il San Nicolò sfiora il terzo gol tre minuti dopo, ancora con Stivaletta, staffilata dai 25 metri che colpisce la traversa. I molisani si riaffacciano in area avversaria al 33esimo. In prota prova a sorprendere Ciotti che non trattiene, ma Fazio non è bravo ad approfittarne e sciupa tutto. Al 35esimo azione in contropiede di Moretti con il tiro che sfiora il secondo palo. Sul capovolgimento di fronte ci prova Corbo che conclude male. Le azioni più pericolose sono ancora di Marca San Nicolò che chiude il primo tempo con un tiro a giro di Capitan Petronio che finisce di poco fuori. Nel secondo tempo Silva prova a cambiare qualcosa con l'ingresso di Vitelli, ma l'andamento della gara non cambia. Il San Nicolò addormenta la partita e l'occorrenza punge come al 26esimo con Moretti che prova ad imbeccare Milillo che non arriva sulla palla. Al 33esimo l'episodio che poteva riaprire la gara. Il direttore di gara fischia un rigore per i molisani per l'atterramento di Fioretti. È lo stesso Fioretti che si incarica della battuta, ma Ciotti, oggi in grande giornata, respinge. Non succederà più nulla. Il San Nicolò vince e convince. Per il Campobasso c'è poco da recriminare. Anche Massimo Silva negli spogliatoi ammetterà che era stata netta la differenza in campo. Insomma, Dalino, abbiamo visto nel servizio firmato da Daniela Facciolini questa importante vittoria del San Nicolò che ha recuperato, è tornato a vincere sul proprio campo, mancava i tre punti dall'11 dicembre. Insomma, poi c'è stato questo lungo periodo di inattività che ha pesato molto sulla ripresa poi del campionato in questo 2017. Certo. Adesso però si vedono un po' dei segnali di ripresa da parte della squadra di Epifani. No, e lì è stato purtroppo la neve... ha causato quel lungo periodo di inattività, di gara proprio da campionato in cui ha perso il ritmo gare proprio. E chiaramente in quel contesto poi è ripartito giocando la prima gara a Fermo, quindi con una squadra che già andava a mille, e là si sono trovati subito in difficoltà, già nel primo tempo avevano straperso la gara. In altre situazioni, in altre condizioni, chiaramente se la sarebbero giocata. Quindi ha stentato un po' in queste due o tre domeniche perché chiaramente recuperare un ritmo di gare non è facile, però adesso sicuramente farà un bel rush finale perché la squadra sta risalendo come condizione, come qualità di gioco, e secondo me se la giocherà per il secondo posto fino in fondo. Sono convinto di questo e secondo me potrebbe arrivare anche al secondo posto. Chiaro che la fermata adesso è troppo lontana. Sono 11 punti di differenza. Per tutte, insomma. Quindi, anche perché le altre sotto, cioè le inseguitrici ogni tanto accusano dei passi falsi, mentre la fermata continua a vincere. Alla Vispesaro, che era una squadra che stava in ascesa, o al San Marino, hanno perso tutte e due. Quindi di conseguenza non sarà facile. Basta dare un po' di continuità ai risultati e secondo me San Nicolò... chiaro, è un peccato perché quella parentesi ha permesso alla Fermana di prendere il largo e adesso è difficile riprenderla perché tanto battute grosse dal resto non le avrà la Fermana. È una squadra che ha un buon organico e soprattutto ha una bella continuità, quindi quando stai in quella condizione sia fisica che mentale arrivi fino in fondo sicuramente. Quindi speriamo che riesca a recuperare e arrivare al secondo posto, che poi è importante in questo playoff. È una posizione molto importante. È chiaro che i playoff lì sono lunghi, sono interminabili, però bisogna provarci, insomma. Assolutamente, abbiamo visto prima dalla cronaca del match i due protagonisti su tutti gli altri della vittoria, Bisegna e Stivaletta. Commentavamo insieme proprio durante il servizio due giocatori molto molto importanti per questo San Nicolò. Bisegna è un giocatore talentuoso, come dicevamo, è un ragazzo bravo, forte veramente, ha sempre quella, manca un pochino di continuità perché se no sarebbe già da categoria superiore, ma lo era già prima, quindi secondo me è uno di quei giocatori su cui San Nicolò punta perché è uno che fa gol, li fa fare. E poi ecco, Stivaletta, mi dispiace per Cristian, che tra l'altro conosco molto bene, che è stato in rappresentativa con noi nella Juniors qualche anno fa,
perché ha avuto anche la chance l'anno scorso di giocare nella Lega Pro e capitare in un'annata un po' strana, purtroppo l'Aquila sappiamo com'è andata e chiaramente avendo avuto poco spazio diciamo che è stato un anno non perso ma sicuramente non un'occasione non sfruttata al massimo. Un'occasione, se capitava in un altro contesto, in un'altra società dove c'era la possibilità di giocare con continuità, secondo me avrebbe continuato anche in Lega Pro perché è cresciuto tantissimo insomma da quando l'ho avuto modo di conoscerlo. E fa anche gol, c'è un buon tiro, lui era all'inizio un pochino lento, un po' macchinoso, però fisicamente molto forte, quindi forte di testa, quindi è un giocatore abbastanza completo, manca un po' col mancino ma sta migliorando. Due parole rapide anche sul Pineto per insomma, capire se la squadra di Amalo ha veramente la possibilità alla fine di raggiungere la salvezza diretta, che non è assolutamente lontana. Peccato, dico io, per la sconfitta di domenica scorsa, sì, che sicuramente questo KO contro il Castelfidardo ha un po' inciso, perché inatteso. Inatteso con il Castelfidardo che era ultimo in classifica. Quindi di conseguenza lì, però purtroppo nell'arco di un campionato ci sono delle partite un po' strane, qualche passo falso, forse anche lì loro molto probabilmente venendo da qualche risultato positivo pensavano di poter vincere, quindi anche entrare in campo delle volte diceva questa la sottovalutazione un po' dell'avversario ti dà la possibilità di andare un pochino forse un po' sottotono anche se quando sei in quella situazione non devi sottovalutare nessuno e cercare di fare più punti possibili, però io sono convinto con Amaulo è uno di quelli tosti, uno di quelli che si mette lì martella, quindi si attacca al punticino, alla continuità, quindi potrebbe farcela insomma uscire fuori da quella situazione che è quasi simile a questa del Teramo, insomma, per certi versi, insomma, anche se loro sono un po' più vicini alla zona salvezza. Allora, questo era il girone F di Serie D, scendiamo ancora di categoria perché nel campionato di eccellenza è stata un'altra giornata in cui è successo un po' di tutto, campionato veramente che non lesina colpi di scena, perché sia nella lotta al vertice sia nella lotta alla salvezza ogni domenica sono risultati che rimescolano un po' le carte. Ieri, partendo dal vertice, ovviamente il Martinsicuro ha vinto una partita molto importante e anche difficile contro la Miternina, al di là di quello che potesse dire la classifica, e dunque la squadra di mister Di Fabio mantiene la vetta in vantaggio sul Paterno, che ha battuto l'Alba Adriatica, anche in questo caso di misura con la squadra di Serafino, che ha dato filo da torcere ai marsicani. Invece ha rallentato nuovamente il Francavilla, fermato in casa dal Penne 1-1, Penne che è una delle squadre più in forma nella parte bassa della classifica, ha ormai lasciato l'ultimo posto che occupava praticamente dall'inizio della stagione e adesso all'ultimo posto troviamo purtroppo la Virtus Teramo, che anche ieri è incappata in un pesante rovescio interno 4-1 contro l'Angolana, e ne ha approfittato il Montorrio, capace di rinascere praticamente con questa vittoria esterna al 90esimo in extremis sul campo del San Salvo. Dunque la classifica adesso è questa, come dicevamo, con il Martinsicuro che mantiene la vetta con 2 punti di vantaggio sul Paterno, in fondo Virtus Teramo all'ultimo posto a quota 20, Montorrio 21, Penne 22, e ad Alino domenica c'è un Montorrio Virtus Teramo che non è assolutamente, insomma, niente male, per capire cosa potrà dire questo campionato di qui alla fine. Dispiace vedere queste due formazioni in fondo, tra l'altro Teramane qui vicino a noi, poi Teramo, insomma la Virtus Teramo è una squadra che ha fatto tutti i grossi campionati fino adesso, il Montorio non mi ricordo se sono 15-16 anni consecutivi in eccellenza, forse anche di più, o di più, una ventina d'anni, quindi figuriamoci un po', è una realtà storica, è una realtà ormai è peccato perché purtroppo lì diciamo qualche cambio tecnico forse di troppo secondo il mio modestissimo parere. Ricordiamo che entrambe le squadre hanno cambiato la guida tecnica. Sì, e quindi di conseguenza anche qualche giocatore mandato via anche alla Virtus, insomma, qualche settimana fa diciamo lo stravolgimento della rosa per motivi disciplinari direi io. Per sì, certo. Però è stata una scelta che non so fino a che punto possa essere stata valida, perché secondo me con quel gruppo e integrandola con quei 2 o 3 elementi che forse mancavano dall'inizio da quel campionato, e quindi di conseguenza anche dandoli all'altro allenatore, a Guerino Capitagno, che è molto giovane, può essere anche inesperto e aveva fatto bene, secondo me la Virtus non si sarebbe trovata in questa situazione.
non si può dire, col senno di poi è troppo facile, è tutto giudicare, facile, insomma, certo. Però chiaramente lì sono convinto che mancavano quei due o tre elementi di spicco e di esperienza che poi hanno chiaramente preso, e la squadra ne ha risentito, anche perché è venuto meno un pezzo importante come il portiere. Bruno, Sergio Bruno è una garanzia in queste categorie, questo è un ragazzo forte, questo ragazzo che hanno preso dal campionato marchigiano, però chiaramente qualche battuta vuota l'ha avuto pure lui, ma non è solo quello il problema, diciamo che la squadra ha cominciato un po'. Ci ha fatto un risultato all'inizio, anche l'avvento di Fanì, cioè, è chiaro che Fanì ha esperienza sicuramente da vendere, però in questo contesto, in questo campionato, conta il gruppo, la squadra, la solidità della squadra. Anche un allenatore esperto può dare consigli, ma se la squadra più di tanto non riesce a dare o non riesce a produrre, è difficile insomma salvarsi. Poi ha incontrato anche formazioni che in questo momento vanno bene. Molto forte, che anche l'Angolana è una formazione molto in forma di Paolo Rachini, è una formazione con che sta crescendo, che è sempre un giocatore con Orte, eccezionale, non solo, per ma poi la è una categoria. Squadra con giovani interessantissimi, perché ha sempre negli ultimi anni creato giovani in quantità, e poi soprattutto con quegli esperti che gli danno quelle soluzioni di gioco davanti. Ma poi l'ho detto, con Paolo Rachini, che conosce lì, sta lì dal settore giovanile in poi, quindi è arrivato lì in prima squadra, sta facendo benissimo, e secondo me sarà uno di quelli che arriverà fino in fondo. Allora, con questa tua ampia introduzione, Adalino, facciamo così, ci serve proprio per introdurre le immagini della gara di ieri. Ce le andiamo a vedere con il servizio firmato da Luca Zarroli, vediamo. L'Angolana torna a correre e lo fa in trasferta, dove manifesta una regolarità quasi svizzera. La Virtus Teramo di contro inciampa ancora. Arriva la sesta sconfitta consecutiva, con una classifica che ora inizia a preoccupare seriamente. Da questa serie i biancorossi sono scivolati all'ultimo posto in classifica. Il successo della squadra di Rachini prende forma soprattutto nella prima frazione, quando i nerazzurri affondano con cattiveria, mentre la Virtus appare quasi spaurita e leggera nella fase difensiva. Bastano appena 4 minuti agli ospiti per sbloccare il risultato. Della Quercia rilancia dalla propria tre quarti. Orta vola via in contropiede. La posizione è dubbia, ma la linea difensiva orfana di Micolucci è piazzata male. Per l'attaccante è quasi un gioco da ragazzi controllare in corsa e scaricare in porta un diagonale millimetrico. Gli uomini di Fanì, controvento, faticano e non poco nel tenere strette le linee e provare ad offendere. Al tredicesimo lo spunto di 2B nasce solo per un'incomprensione difensiva degli ospiti, che di contro vanno vicini al raddoppio al quattordicesimo. Della Penna ci mette un piede sulla stoccata botta sicura di Tini. Nella prima frazione non sembra esserci molta partita. La qualità offensiva dell'Angolana è di altro spessore. Al ventiquattresimo altro contropiede nero-azzurro. Il destro di Tini è largo. Il raddoppio nell'area e si manifesta 2 minuti più tardi. Altra ripartenza ospite. Saltarine riesce a sfondare sulla corsia di destra e sul rifornimento centrale Farindoline mette dentro. Ancora pericoli nell'area biancorossa al 34esimo. Il tiro di Ricci viene contenuto da Di Nardo. Per vedere in avanti la Virtus, dove si rivede il reintegrato Pigliacelli, ci vuole una mezza invenzione di Cini al 37esimo. Il sinistro è largo, seppur di poco. Altra storia la ripresa, almeno nel suo sviluppo iniziale. La Virtus torna in campo con altro spirito e atteggiamento, mentre l'Angolana sembra quasi sorpresa da tanta determinazione. I biancorossi tornano subito in linea di galleggiamento al quinto. Marziani scodella nel mezzo, Cini si inserisce e mette dentro. Ora la Virtus ci crede, mentre la formazione di Rachini si abbassa. Biancorossi che attaccano lancia in resta, ma non sempre con la necessaria lucidità. Lucidità che manca a Di Grezia al 21esimo, secondo giallo per un difensore, per un fallo a metà campo su Orta. Fanì prova a ridisegnare l'assetto difensivo, ma l'Angolana affiuta la preda e piazza il colpo del KO poco dopo. Falcone commette un fallo plateale su Farindolini lanciato verso l'area. Rigore netto che Orta trasforma. La gara ormai in mano agli ospiti, che al 35esimo chiudono definitivamente i conti. L'iniziativa di Saltarin tra le maglie allentate della difesa mette il neo entrato Ruggeri in condizione di mettere dentro.
Sfida chiusa. Prima della fine due situazioni interessanti. Al 47esimo, fronte Virtus, De Giglio spedisce fuori dopo una pregevole iniziativa personale, mentre due minuti più tardi Di Nardo toglie al giovane Ruggeri la gioia della doppietta. È l'ultimo sussulto della sfida, che rilancia le quotazioni degli ospiti e complica maledettamente il percorso ad ostacoli della Virtus. Insomma, abbiamo visto la sintesi di questa gara insomma negativa per la Virtus Teramo, questo 4-1 che complica di molto il cammino, la rincorsa verso la salvezza. Diciamo anche prima, di fronte sicuramente c'era una signora squadra, però stanno venendo fuori un po' tutte le difficoltà di questa Virtus, soprattutto, come dicevi tu Adalino, in questa seconda parte del campionato, da gennaio in poi, quando c'è stata questa rivoluzione che finora insomma non sta portando i frutti sperati. Ma era anche difficile pensare che cambiando di punto in tre bianco, quarti insomma, di così, una squadra, di un gruppo, che tra l'altro, quindi è come andare a tagliare un gruppo. E il gruppo, quando va minato, delle volte chiaramente non è che i risultati si possono così ottenere all'istante. E la guida tecnica, anche lì, io per carità non voglio addentrarmi in discorsi che non mi riguardano, soprattutto è una mia ipotesi o teoria, che tra l'altro ho anche manifestato al presidente, che ho incontrato qualche giorno dopo che era successo questo avvicendamento e l'ammutinamento, diciamo, per certi versi, che lui mi ha detto del gruppo nei confronti. Però secondo me andava gestito un po' meglio, pensare un po' a quello che si stava facendo con più calma, perché al di là del cambio deck ci può stare, che ci poteva stare anche, infatti, portare, insomma, anche prima di nella normalità delle cose, quando purtroppo parla di quando calcio, la squadra, insomma, ecco, diciamo, comincia a perdere un po' di identità, oppure i risultati non vengono, ma d'altronde, però il cambio di quel gruppo, così frantumarlo in quel modo, secondo me non sia stata una cosa positiva, anche perché quelli che sono arrivati sono dei buoni giocatori sicuramente, qualcuno anche di grossa esperienza, però la condizione fisica con cui sono arrivati è quella, cioè ha vinto la prima gara. Perché uno, quando gioca anche senza allenamento, la prima gara la gioca bene, fresco, perché tanto le gambe rispondono inizialmente, anche se non hai tutti i minuti. Dopodiché poi farai fatica, perché poi devi avere i ritmi, devi avere la condizione atletica. È quella di Gaeta, che insomma adesso non è praticamente a disposizione, proprio perché la condizione non lo supportava. Ma è chiaro. E la Virtus ha reintegrato, ha richiamato Pigliacelli, proprio per sopperire alle necessità dell'organico per quanto riguarda il reparto d'attacco. Certo, anche perché Pigliacelli era arrivato pure da poco, era tornato. Sì, uno degli ultimi poi innesti. C'era stata la sosta, quindi il problema della rea, quindi alla fin fine era tornato da pochissimo. Quindi era arrivato da pochissimo, cioè lui è stato coinvolto perché ha appoggiato l'idea del gruppo, di quel gruppo che poi io non credo che abbia voluto fare ammutinamento. È un gruppo che si era un po' risentito sulle scelte che il presidente aveva minacciato o comunque ho fatto. E chiaramente per solidarietà con il resto della squadra aveva manifestato questa intenzione di verso il presidente, certo, di non voler continuare in quel modo. Però chiaramente anche il presidente lì doveva cercare di essere un po' più tranquillo, di parlare, capire effettivamente, far capire a quel gruppo perché stava facendo questa mini rivoluzione o cambio tecnico. Questo, diciamo, adesso Adalino, che veramente molto molto passerà dalla prossima gara, questo derby di Montorio, veramente che vale, è un derby che vale tutto, certo, forse. Certo. È un derby anche che, se poi ci sarà ancora tempo, però sì, insomma, sì, anche sì, a livello morale e mentale poi potrebbe avere conseguenze importanti. È chiaro che il discorso è questo, cioè il Penne era ultimissimo, cambio tecnico, ha preso due giocatori di spessore e sta lì risalendo e fa risultato anche con le grandi. Certo. Questo è il contesto, è chiaro. Le altre squadre, bene o male, anche lo stesso Mondori ieri ha fatto il colpo a San Salvo, veniva da una serie un po' critica, però anche lì c'è una buona ossatura come squadra, e forse qualcosa pure, molto probabilmente, non è andata per il verso giusto durante la stagione, perché ci sono dei momenti in cui i periodi un po' più brutti e critici ci saranno, tra infortuni e qualche squalifica nei ruoli importanti, perché poi non sono compagini che hanno la possibilità di avere 30 giocatori a disposizione, certo, di un certo livello, come
capita a Francavilla, per dire, o altre piazze. Sono piazze che hanno la loro base come squadra e che devono cercare di far quadrare i conti fine stagione, cercando il massimo del risultato. Peccato che questa gara venga proprio in questo momento, tra l'altro, in cui... Soprattutto peccato che valga per un obiettivo che è quello della salvezza. Valga la possibilità di salvarsi o meno. Potrebbe succedere di tutto, potrebbe succedere niente, rimanere così come sono, insomma, domenica. Però sicuramente dispiace vederle lì giocarsi quest'ultima posizione, mentre invece se avevano qualche punto in più, giocarsi a metà classifica sarebbe stato anche bello e spettacolare. Adesso lì si penserà solo esclusivamente chiaramente al risultato, certo. E la gara ne perderà anche come qualità e bellezza. Certamente. Allora Dalino, noi siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, abbiamo esaurito il tempo a disposizione, avremmo potuto continuare a parlare ancora, certo, a lungo anche di molto altro. Lo faremo nel corso delle edizioni del nostro telegiornale, a partire dalla prima, quella delle ore 14, in cui ovviamente vi daremo conto anche di tutto quello che è successo, per esempio, nei campionati di basket che questa mattina non abbiamo potuto trattare. Io ti ringrazio per essere stato con noi e ti auguro ovviamente buona giornata, magari ci rivedremo in una prossima occasione. Grazie mille a voi e buona giornata a tutti, grazie. Mentre voi che ci seguite sempre con fiducia e costantemente, ricordo gli appuntamenti sempre con l'approfondimento sportivo di Super J del lunedì alle 20, il tradizionale appuntamento con J Magazine Sport condotto da Luigi Prosperi, sempre per parlare e approfondire i temi dei campionati dilettantistici, mentre alle 21 c'è Super Goal con Walter Cori, che ovviamente continuerà a parlare soprattutto ed approfondire le tematiche legate al Teramo, ma non solo, si parlerà anche ovviamente di San Nicolò e Virtus Teramo. L'appuntamento, come vi dicevo, è alle 14 con la prima edizione di J News, mentre Di Prima Mattina torna domani alle ore 7 puntuale, come sempre. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Eccoci qua.